Ospite di Dot Talks oggi è Riccardo Baez, DJ di Tropical Animals, promoter di Tropical Animals, nonché mio grande amico. Confesso di essere di parte quando ho pensato a questa di essere stato un po' di parte quando ho pensato a questa chiacchierata, perché per lui nutro un grande affetto, oltre che una stima immensa, perché credo che quello che lui ha fatto negli ultimi 10 anni sia un lavoro notevole, e penso che nel mondo della notte, e in particolare lui, non avessero bisogno dell'inconveniente che gli è arrivato tra capo e collo pochi mesi fa, impedendogli di lavorare e di festeggiare a modo quello che era il 10° compleanno di Tropical Animals e il 12° stagione. Quindi cominciamo da una domanda che non penso di fare a tanti altri in questo contesto. Come stai? Ma semplicemente non è una situazione facile. Personalmente penso di essere cresciuto molto. Questa esperienza, alla fine, io sono una persona che cerca sempre di prendere il meglio dalle cose. E anche se c'era poco da prendere in questa situazione, diciamo che ho capito quanto è importante il senso di community, la nostra community, il nostro lavoro, quanto è importante quello che facciamo e soprattutto quanto tante volte tante polemiche e tante situazioni possono portare soltanto a dei fraintendimenti e a niente di positivo. Quindi credo che al momento sto molto bene e spero di portare tutto questo bene quando ripartiremo. A proposito di ripartenza, come immagini di uscirne come DJ, se vedi delle opportunità per te, e se ci sono per il tuo party delle strade che hai immaginato o su cui stai lavorando per poter magari non riprendere immediatamente la via che avevi lasciato, perché comunque sia una serie di scommesse vinte negli ultimi anni con artisti che se non hai scovato tu per l'Italia, comunque venivano in Italia per la prima volta, salvo poi diventare dei big name di club, non voglio dire più prestigiosi, ma comunque sia con un audience maggiore o con i riflettori puntati addosso. Quindi se immagini o stai già lavorando su qualcosa per cui possiamo immaginare come il futuro prossimo di Tropical Animals. Ma allora, personalmente come DJ, credo che per i DJ, diciamo, della mia fascia, la situazione sia buona, perché fondamentalmente si ha voglia di dare spazio magari a dei nomi un po' più piccoli o medi per riportare e ripulire il settore da quello che è stato sempre un grosso mangia-mangia da parte comunque dei soliti nomi, dei soliti giri, delle solite situazioni. Per quanto riguarda Tropical, noi da 10 anni facciamo comunque questo tipo di politica. Non abbiamo mai portato nomi troppo importanti, troppo costosi, e allo stesso tempo non abbiamo mai portato troppi nomi che abbiano troppe pretese nella scena, quindi abbiamo sempre cercato di proporre nomi nuovi e siamo sempre riusciti ad avere la fortuna, io personalmente li scelgo comunque essere un po' più lungimirante e trovare quei nomi che magari dopo 2 o 3 anni sarebbero riusciti a esplodere, e continueremo su questa linea qua. Alla fine, se dopo 10 anni è sempre stato un modo positivo di vedere il clubbing sia per la nostra gente che per la nostra città, non vedo motivo di cambiare fondamentalmente. Quindi diciamo tu sei uno di quelli che sposa il leitmotiv delle ultime settimane, che guardando il lato positivo di questo blocco forzato della scena, dice va bene, ripartiamo dalle realtà più piccole, dalle realtà meno ambiziose, no, forse ambiziose da un punto di vista economico, da un punto di vista delle pretese futili, però magari con dei grossi contenuti. Come stanno i resident? Loro come la vivono? Visto che comunque sia porti dietro un carrozzone di 5-6 DJ che credo almeno una 5-6 sì. che girano, ti ruotano intorno, e che anche loro magari sono presi da altro ultimamente. Fondamentalmente tutti siamo presi da altro. Io con te e Matteo abbiamo un ottimo rapporto e sai benissimo che sono una persona abbastanza sincera, senza peli sulla lingua. Io quello che ho notato e che sono riuscito a interiorizzare un po'
capendo tutta la situazione, non solo l'ambito musicale, ma proprio di quello che sta succedendo nel mondo, è che sfortunatamente sì, noi abbiamo la parte più importante, le persone, spesso il tempo che loro vogliono utilizzare per divertirsi, noi lo gestiamo, quindi diciamo è anche questa una parte fondamentale, ma ci siamo resi conto alla fine che non siamo così fondamentali per il mondo. Cioè noi utilizziamo una parte importante delle vite delle persone e gli diamo il meglio che possiamo, però ci sono delle grosse priorità, e questo si lega anche al fatto che leggo ultimamente che tanta gente si lamenta che non ci nominano, non parlano di noi. Anch'io ero il primo all'inizio che mi lamentavo di questa cosa, però poi pian piano, passando il tempo, mi rendo conto che alla fine siamo importanti sì quando la situazione generale e le cose principali vanno tutto bene, cioè va tutto bene. Quando la vita è normale e non ci sono situazioni catastrofiche come questa, allora possiamo dare il meglio di noi. Quindi ora come ora la situazione non è proprio semplicissima, da dire il divertimento al primo posto. E in più viviamo in una nazione, comunque l'Italia, che non è Berlino. Cioè diciamo che la forza economica di un posto è comunque quella, la cosa principale, la forza economica di un posto è dove tutti gli stati puntano per farla ripartire principalmente, e noi il divertimento non è al primo posto della ripartenza. Siamo oggettivamente una nazione con dei problemi pregressi, diciamo, che a cui lockdown si è sommato, però c'è da dire che anche quando le cose andavano bene, quindi che il club erano una valvola di sfogo importante per intere generazioni, lo sono stati per anni, per decenni, diciamo, visto quanto è importante, quanto è radicata la cultura della musica da ballo in Italia. Di contro ha detto che anche nei momenti in cui c'era da dare una bella pacca sulla spalla al clubbing, in Italia non è mai stato fatto nulla per valorizzarlo. C'è da dire che quando le cose andavano bene, nessuno, o comunque compreso io, tutti noi della scena, nessuno si è preso la responsabilità di essere parte importante dell'economia. Cioè, semplicemente abbiamo pensato tutti al nostro orticello, a fare le nostre cose, senza unirci, magari collaborare, avere un'immagine importante per quello che è la nostra nazione. Ma cioè, non ci siamo mai responsabilizzati o abbiamo creato qualcosa di importante. Tu pensi si possa creare adesso qualcosa di importante? Io credo che adesso sia il momento giusto, soltanto che non credo che ci debba scappare sempre il morto per creare cose. Cioè, su questo sono d'accordo con te. È pur vero che, diciamo, che sembra quasi essere una strada senza via d'uscita. O si fa adesso, o speriamo che non ricapiti più una cosa come quella che è appena successa, però o si fa adesso o quando, se non ora quando? Se non ora, subito. Cioè non ci sono... Ieri. Se non ora, ieri. Senti un attimo. Esatto, ieri. Senti un attimo, parliamo di cose un po' più pratiche. Va bene la quarantena, va bene lo stop forzato alle attività legate alla musica, però in realtà tu qualcosa hai fatto in queste settimane. Sei soddisfatto delle iniziative che hai portato? Tra queste, Tropical Animals Home Edition, oppure che è la versione, diciamo, diretta, streaming, del party, eppure l'etichetta, insomma, è uscito tra l'altro il tuo disco dopo tanto tempo. No, mi sono focalizzato sulle cose che fondamentalmente potevo portare avanti, cioè avendo il locale chiuso, non potendo seguire la programmazione e non potendo lavorare normalmente, ho portato avanti e mi sono impegnato su tutte le altre situazioni che abbiamo aperte. Quindi il disco l'avevo già fatto da tempo, ma mi sono un po' più impegnato nel spingerlo, perché comunque ci vuole tanto lavoro dietro un disco, non solo quando parti facendo la musica, ma anche dopo. Cioè, ci sono agenzie di promozione che ti aiutano, ma allo stesso tempo tu in prima persona devi essere il primo.
E poi sì, abbiamo organizzato questa specie di streaming, che non erano dei veri e propri streaming, perché non sono proprio un amante degli streaming. Ne ho visti tantissimi, di buona qualità, è difficile. Ci siamo trovati anche un po' tutti così, abbiamo cercato di riparare, no? Di mettere buche ovunque per creare qualcosa di nuovo. Noi l'abbiamo fatto in maniera un po' più leggera, comunque erano dei pre-registrati che poi mandavamo in prima visione e gli abbiamo legato un discorso artistico dietro. L'etichetta, per quanto riguarda tutte le uscite, sto ancora lavorando e cresceremo, sono sicuro che cresceremo nei prossimi mesi. Ora le vendite sono molto complicate, perché le persone non hanno più voglia di sentire tracce che ascolterebbero quando vanno a ballare, hanno voglia più di ascoltare qualcosa per stare in casa, quindi comunque musica d'ascolto, e quindi anche il mercato lì secondo me sta cambiando tantissimo e non è proprio semplice diciamo trovare la giusta via, però sicuramente fermatosi il party, il progetto continua su altre forme, altre vie. Abbiamo parlato, cioè mi hai detto del discorso legato al fatto che non sei un amante dello streaming intensivo, come abbiamo potuto assistere nelle ultime settimane. Ti chiedo, anche tu hai provato un po' di amarezza, o comunque sia, non, forse amarezza è troppo, però comunque un retrogusto un po' amaro guardando magari queste location stupende, questi DJ pieni di talento che hanno abituati a suonare di fronte a migliaia di persone, centinaia di persone almeno, in posti stupendi, su piattaforme prestigiosissime, che magari fino a qualche tempo fa erano iperselettive e adesso invece tendono un po' più ad abbracciare altri artisti a cui magari avrebbero anche negato l'opportunità tempo addietro, ma che adesso insomma si ritrovano loro come vere protagoniste del clubbing, no? Essendo l'unica valvola di sfogo, l'unica vera piattaforma con un grosso seguito potenziale, quantomeno. Anche a te comunque sia, vedere questa cosa ti ha lasciato un po', boh, sai, 5 minuti poi basta. Sì, ma nemmeno, ti dico proprio la verità. Cioè, ho fatto veramente fatica a seguire, ho fatto veramente fatica a voler vedere come tantissimi colleghi sono, come si dice in Toscana, un po' arrabattati a trovare cose da fare, location, situazioni, le piattaforme che si sono aperte a tutti come non hanno mai fatto prima. È stata un po' una situazione che ha preso la sprovvista a tutti, e ovviamente quando ti trovi così cerchi di fare il tuo meglio, e spesso il tuo meglio è il tuo peggio. E quindi non è stato bello né da vedere, e secondo me neanche tanto per la scena in generale, perché alla fine secondo me fare tutti questi streaming così ripetitivi, così spesso anche forzati, con dei nomi che magari, non, come dicevi tu, non facevano parte dell'idea, del concetto, e in più vedere tutti questi DJ che suonano, un po' perde anche la poesia di quello che è il nostro lavoro, no? Di quello che... Sai, una cosa, io vedo spesso, quando un DJ fa bene il proprio lavoro, è il primo che si diverte, perché è il primo che crede in quello che sta facendo, nei dischi che sta suonando. Però la conferma gliela dà la gente, nel senso, un DJ che suona di fronte al nulla e sorride e agita le braccia è un attore in quel momento. Cioè, manca l'input per quella manifestazione di... È come un attaccante che segna e va a esultare sotto una curva vuota perché lo stadio è a porte chiuse. Esatto. Per carità, nessuno dice che non si debba esultare, ma andare a braccia aperte sotto una curva, dice, vabbè, stai recitando. Certo, no, è vero. No, a me mi ha dato molta tristezza questa cosa, però non gli do neanche una colpa. Do soltanto la colpa al fatto che comunque, col senno di poi, invece di aumentare nel tempo, dovrebbero calare. Perché comunque si ritorna al discorso di prima.
se tu vuoi dare valore al tuo lavoro, a quello che fai, a come lo fai, cioè devi anche non regalarlo così alla merce di tutti, cioè bisogna dare il giusto valore a quello che è il nostro lavoro. E all'inizio può essere giustificabile perché uno non capisce cosa deve fare, allora cerca delle soluzioni per aiutare il loro pubblico a rimanere connessi, a non perdere live. Dopo un po' però devi capire anche che comunque regalare alle persone tutti questi live streaming, quando prima comunque era la base del tuo lavoro, non c'è niente di positivo. Io vedo, diciamo che se voglio cercare qualcosa che di potenzialmente dannoso come effetto, come risultato di questo andazzo, è quello di abituare poi il pubblico che il clubbing deve passare attraverso il grand'angolo di una GoPro montata di fronte a una console. Guarda, ti dirò di più, da quello voci di corridoio che sento, stanno iniziando proprio a tirar giù delle programmazioni organizzate proprio qui su questa piattaforma qua dove ci stiamo parlando, dove per entrare ci vorrà una donazione o comunque una parte di soldi, entri in questi tavoli, in queste chat, e praticamente ti senti DJ famosi per un tot di persone, capito? Quindi il club si sta sviluppando su queste cose qua. Quindi i promoter non avranno più il problema di contrattare l'incasso del bar con il promotore, perché ognuno fa spesa da sé. Assolutamente, e per quello ti dico, capisci, no? Che se questo è il nostro lavoro inizia a essere difficile, e sono molto meravigliato dal fatto che ci siano promoter che comunque vogliono farlo, comunque sono positivi a farlo, non è bello. Poi se un discorso, probabilmente forse questi tipi di idee partono dai DJ più famosi, però inizia a essere molto complicato. Facciamo un attimo un passo indietro prima di salutarci. Insomma, gli streaming non li hai visti, party non hai organizzati, hai fatto dischi? Sì, ho fatto tantissima musica, cioè il mio stile di vita si era ridotto in svegliati, caffè, studio, pranzo, studio. Ma si vede, non ti sei fatto nemmeno la barba. No, voglio andare avanti così finché non apriamo, voglio vedere cosa succede. C'è il rischio che non ti si riconosca poi. E poi quindi non c'è nulla che hai ascoltato, un disco che ci vuoi consigliare, che hai consumato, che ti è piaciuto particolarmente e dici, ragazzi, ripescatelo perché io me l'ero perso, oppure io l'ho stanato appena uscito, ascoltatelo. C'è un disco che a me piace tantissimo, che l'ho ascoltato per una settimana buona, perché è molto semplice ma allo stesso tempo ha un piglio giusto, che è uscito sull'etichetta di un DJ che abbiamo fatto noi 2 anni fa, che è DJ Sanfield, la sua etichetta è Young Ethics, e di questo ragazzo che si chiama Young Prado. C'è questa canzone che si chiama Che Pasa, dove c'è questo riff che ti rimane in testa per giorni, dove lui canta in spagnolo, è molto 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 bello. Questo secondo me è veramente qualcosa da... L'hai infilato nel tuo set per la radio? No, non l'ho infilato, perché nel set per Dotto ho voluto un po' rappresentare la mia anima house durante la quarantena, che sì, era molto sognante di felicità, ma sempre un po' difficile da raggiungerla, no? Certo. Era house sotto tutti i punti di vista, diciamo. Bene, Riccardo, ti ringrazio, è stato sempre bello confrontarmi con te, anche perché mi aspettavo un certo tipo di chiacchierata, invece abbiamo preso un'altra strada e ti sei preso dei rischi dicendo le cose che pensi, come sempre. Insomma, questo è uno dei motivi per cui ti voglio particolarmente bene, ti faccio un in bocca al lupo per questi giorni. Grazie mille. Ricordo a tutti che il suo set è andato in diretta su Dot Music la domenica scorsa, è in replica tutte le sere dalle 11 a mezzanotte e tutti i giorni dalle 11 a mezzogiorno. Non è molto difficile da ricordare, sempre dalle 11 alle 12.
A partire da lunedì 25 lo potete trovare anche caricato sul canale Mixcloud di Tot. Ti abbraccio, Riccardo, ci sentiamo presto. Ciao a tutti.